Bella a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio della nostra video carriera con il Palermo. Allora, come sentito, un po' di mal di gola dopo le giornate festive dove siamo stati molto all'aperto ieri, l'altro ieri. Allora, come prima partita, siamo partiti con lo Zenit. Oggi abbiamo quattro partite, come vi avevo promesso, abbastanza difficili, contro Zenit, Roma, Milan e Catania. Poi c'è il derby alla fine. Allora, mi avete chiesto in tantissimi l'intro dell'Europa, della Champions. Mi scuso subito prima di continuare, perché dato le feste non sono riuscito a montare il mini video, anche se sembra una cazzata fare il video dell'intro. Comunque ci vuole molto tempo per raccogliere tutti i file. Comunque ve lo preparerò per il prossimo episodio. Di andare subito a cominciare la prima partita di oggi contro lo Zenit in Champions, sperando di fare una bella gara, una buona gara soprattutto. Vanno bene le maglie, tempo sereno, colpo di culo. E questa qua era la formazione, l'ultima che avevo usato nell'amichevole, nella partita simulata. Quindi io vado a ricambiare il modulo e ci sentiamo tra poco. Allora, a causa di un po' di stanchezza alle ultime partite, in attacco giochiamo con il capitano, che mi avete detto che nello scorso video non l'ho usato, ed è vero. E poi la Lacazette, poi Rodriguez, Draxler, Fellaini, Ferratti, Murru, Juan Jesus, Caldirola, Darmian, Consigli. Cominciamo immediatamente, cominciamo. Forza Palermo, dai! Eccoci qua, siamo in Russia per Zenit Palermo. Partita di Champions League, speriamo davvero sia una bella gara. Adesso guardiamo il tabellone e poi cominciamo subito a giocare, perché abbiamo quattro partite, dobbiamo giocarle subito. Allora, siamo agli ottavi con lo Zenit, poi c'è l'Inter italiana, poi basta. Soltanto l'Inter è rimasta addirittura, se non sbaglio, poi... Spero di non essermi sbagliato. Le squadre entrano in campo, devi cominciare immediatamente. Dobbiamo stare attenti alla forza fisica dello Zenit, che comunque è un'ottima squadra, degli ottimi talenti. Quindi cominciamo. E 0-3 che è Dybala dentro per Fellaini, fermato con un fallo. Occhio qua, potrebbe scattare anche il giallo per Witzel. Rosso addirittura. Ragazzi, ma cos'è? Ma l'altra volta è il nostro Draxler. Adesso, cioè, godo, ma non è mai fallo da rosso. Ma anche preso la palla. Mai non ho parole. Ma passa anche la voglia di giocare così. Ma anche nell'offline adesso. Punizione, batte Eze Rodriguez. Eze Rodriguez, palla alta. Finisce il primo tempo 0-0, pochissima occasione da entrambe le parti. Un primo tempo dove le squadre si stanno studiando moltissimo. Andiamo alla ripresa. Oh no, non ci credo. Ultra Consigli si oppone. Grandissima parata. Draxler 1 contro 1. Draxler se ne va. Incredibile. Non lo fermano. Draxler, fallo. Mamma mia, che giocatore Draxler. Doppio cambio, escono Fellaini e Dybala per Zaza e Baselli. Murru, il lancio per Eze Rodriguez, posizione regolarissima. Può andare Eze, fine in fondo. Eze, la metà arretrata, dove c'è? Zaza! Appena entrato! Simone Zaza porta in vantaggio il Palermo. Proprio nel momento dove... Quando te l'aspetti, mamma mia! Eze Rodriguez la mette dentro per la testa di Simone Zaza, che non sbaglia. 1-0 Palermo all'85esimo, proprio alla fine, 86esimo addirittura. Zaza può lanciare Eze Rodriguez, posizione regolare, può andare Eze. Eze, accelera, Eze. Prova il numero, calcio d'angolo. Finisce qua, il Palermo vince contro lo Zenit. 1-0, ottima partita del rosanero. Adesso andiamo alla seconda partita, che è contro la Roma in campionato. Ma non possiamo lamentarci per l'ottimo match disputato. E speriamo che nel ritorno manteniamo questo risultato di vantaggio e andiamo a passare il turno. E la prossima volta ci sarà l'intro dell'Europa League. Della Champions League, scusate. Allora, c'è la partita contro la Roma di campionato, come già accennato durante la partita contro lo Zenit. Speriamo davvero di fare un'ottima gara, perché come ben sapete in campionato siamo messi bene, non siamo messi male, perché siamo a un punto dal secondo posto. Però dobbiamo riprenderci bene. Siamo in casa per fortuna contro la Roma. Ufficio aggiornamenti, poi li guardo da solo. Ok, andiamo a giocare. Per me è tutto pronto. Vediamo, va bene, le maglie vanno bene. Piove. Un attimo, faccio una cosa, cambio la formazione nel menu principale, così si salva e non dobbiamo cambiarla in ogni partita. Allora, quindi, dopo aver sistemato la formazione nella gestione squadra del menu principale, andiamo a giocare contro la Roma. Giochiamo con in attacco Dybala, Bernardeschi, Zaza e Muriel. Tutto pronto, forza Palermo.
andiamo al match, vamos. Eccoci qua a Renzo Barbera sotto la pioggia per questa partita di campionato. Speriamo davvero assistere a una bella partita, perché per noi è come se fosse il derby del canale, dato che nella carriera giocatore stiamo usando la Roma e poi naturalmente il Palermo. Abbiamo gli stessi punti con la Roma, a un punto ci sono le due milanesi, Inter e Milan, e davanti, lì davanti, ma proprio in avanti, davanti, la Juve 64. Qua è inquadrata la coreografia dello stadio rosanero, la coreografia della curva nord, le squadre entrano in campo. Cominciamo immediatamente, buona partita a tutti. La tocca per Juan Jesus, dentro per Dybala. Dybala se la sposta ancora avanti, il palo. Taglio, Teio, te la mette dentro. La rete di Gervinho al 16esimo. Ho provato il recupero con Dybala, che addirittura era tornato in difesa per aiutare la squadra. Ma Gervinho ci ha puniti, soprattutto l'errore della difesa con forse chi si è fatto sorprendere, Zuma, poi Teio la mette dall'altra parte per la rete di Gervinho. 1-0 Roma. Se va Bernardeschi, la butta in mezzo, forte tesa per Muriel, che sbaglia, salta l'uomo, fermato Muriel di fisico, Muriel prova a rientrare, Muriel non la perde mai. Lobont, che parata. Dato che non posso rischiare di perdere questa partita dentro la casetta per il mini infortunio di Bernardeschi, che comunque sembra correre abbastanza bene. No ragazzi, no no, ma perché il mio portiere era là? No no, io non ho parole. No no, c'è il portiere fuori. Io non stavo toccando il joystick, continuavo a guardare, non me lo faceva comandare, c'è il portiere fuori. Fuori dal campo. Fuori dal campo. No, non ho parole. Perché era fuori? Mandata a fanculo. Muriel dentro per Dybala, capitano Dybala, prova a rientrare, Dybala! Affanculo, affanculo. Muriel prova a far tutto da solo, viene fermato, Muriel l'allarga per Da Costa, Da Costa bloccato. Arriva una brutta sconfitta, 3-1 contro la Roma. E boh, così, 3-1 contro la Roma. Adesso c'è la partita di Coppa Italia, dopo c'è il derby, e il derby non possiamo di certo sbagliarlo. Dopo che abbia sbagliato questa, non possiamo sbagliarne di certo un'altra, dobbiamo rifarci a tutti i costi. Sbaglia Da Costa, non ci credo. Dopo il recupero incredibile di Da Costa, va a sbagliare adesso. Guardate qua, era stato bravissimo, se lo segnava Pjanic, poi è andato a regalargliela. Il 2-0 di Pjanic. Casemiro, larga per il capitano, Dybala. Dybala fino in fondo, Dybala prova il cross, dentro, Muriel! La rete di Muriel, che riapre subito il match. 2-1 al 47esimo. Grandissimo il capitano che la butta dentro, e Muriel da lì non può sbagliare. Sovrasta il difensore, segna il suo 8° centro in Serie A. Gli altri l'hanno fatti con l'Udinese. Arrivano 6 mail addirittura riguardo l'ultima partita. Sono la dirigenza incazzata. Infortunio per due settimane Baselli e 3 settimane Bernardeschi addirittura. Allora, siamo partita col Milan. Partita finita 1-1 all'andata, adesso al ritorno dobbiamo vincere per approdare in finale. Siamo all'1 marzo, mancano 2 mesi alla fine del campionato. Andiamo a giocare contro il Milan e poi si vedrà, perché dopo c'è la partita col Catania. Dobbiamo vedere anche la classifica, come siamo messi. Il tempo sereno, io sistemo la formazione, ci sentiamo tra poco. Ma di certo questa partita non possiamo sbagliarla. Andiamo subito a giocare, partita di Coppa Italia, Milan-Palermo, ritorno della semifinale di Coppa Italia. Andata alla finita 1-1, speriamo di compiere l'impresa per volare in finale. Eccoci qua, San Siro per Milan-Palermo, ritorno della semifinale di Coppa Italia, l'ho già ripetuto. L'andata è finita 1-0, questo l'ho già detto, però speriamo davvero di fare un'ottima gara. La Roma addirittura sono sul 4-4 con la Fiorentina, ma speriamo di fare una bella gara, soprattutto speriamo di vincere per volare in finale. Andiamo immediatamente a giocare, dai. Buona partita a tutti. Belotti, Belotti, Draxler, Draxler il numero, Draxler può andare, Draxler! Finisce col primo tempo, 0-0 tra Milan e Palermo. Andiamo alla ripresa.
Eze Rodriguez prova a saltare l'uomo, ce la fa, trattenuto, se ne va Eze. Eze fine in fondo. Eze la butta dentro, la Lacazette, ma il palo, poi Belotti. Il Gallo porta in vantaggio il Palermo. E deve alzarla la cresta il Gallo, deve alzarla la cresta. 1-0 Palermo al 50esimo dopo il palo di Lacazette. È l'occasione incredibile per Draxler nel primo tempo. Arriva il vantaggio del Palermo con questo gol in scivolata di Belotti. Belotti dentro per Lacazette. Lacazette prova il pallonetto, ucciso da Diego Lopez. Zoom e lancio davanti. Può andare Lacazette, si allunga la palla, Lacazette. Lancio davanti per Belotti, posizione regolare. Può andare il Gallo, defilato. Belotti, uno contro uno. Belotti, il numero addirittura. Belotti, l'appoggia. E Zero Rodriguez sotto al 7. Il 2-0 del Palermo. Meno male, ci siamo tolti forse da dosso la sconfitta con la Roma. E andiamo per adesso a battere il Milan 2-0 a San Siro. Che numero di Belotti su Alex. Poi l'assist del Gallo per Zero Rodriguez che non sbaglia. Per Lacazette che aspetta arrivo il suo compagno dall'altra parte. Lo serve. La palla per Draxler. Troppo defilata. Draxler prova il numero anche lui. Draxler la paratissima. Poi Zero Rodriguez al volo. Ancora Diego Lopez. Finisce qua. Il Palermo batte il Milan e vola in finale di Coppa Italia. E tra pochissimo scopriremo contro chi giocheremo in finale. Ma soprattutto che grande Palermo finalmente. Dopo la sconfitta con la Roma che ci ha fatto perdere un po' di punti dal secondo posto, ci siamo ripresi volando in finale di Coppa Italia. Ecco qua, non lo sapremo mai perché c'è scritto 4-4 e non lo sapremo mai. 4-4. Va bene, lo scopriremo prossimamente. Allora, ci avviciniamo alla sfida contro il Catania, il derby. Derby siciliano. Andiamo a guardare le convocazioni le facciamo dopo, Le facciamo nel prossimo episodio. Usiamo la maglia in casa, l'abbiamo usata sempre in questo episodio, continuiamo ad usarla. Tempo nuvoloso, sistemo la formazione e andiamo a giocare. Allora, date gli infortuni di Baselli e Bernardeschi, giochiamo con questa formazione con in attacco Dybala, Muriel, Zaza e Alinovic e in mezzo Casemiro e Rabiot, poi la solita difesa più o meno con Romagnoli al posto di Caldirola stanco. Devo andare subito a cominciare, il terzino potremmo cambiarlo, vediamo. No, lasciamolo in panchina per questa partita, gioca la Costa. Andiamo a giocare il derby siciliano Catania Palermo. Vamos al mezzo e forza rosanero. Eccoci qua, siamo al Massimino di Catania per Catania Palermo. Ultima partita di questo episodio, derby siciliano. Speriamo davvero assistere a una gara entusiasmante, divertente, fantastica. Sì, direi sì, fantastica. Il Catania è undicesimo, il Palermo è quinto, a 2 punti dall'Inter, a 3 punti dalla Roma, terza in classifica. Dobbiamo vincerla, non ci sono scuse, andiamo a giocare. Buona partita a tutti, inquadrato Alessandro Rosina, si comincia. Casemiro, il lancio dall'altra parte per il capitano. Dai capitano, dai capitano, dai capitano Piazza. No, 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 sti errori no. Per Muriel, può scattare contro il difensore. Muriel, deve saltarlo. Vai Muriel, Muriel fermato, la palla per Zaza. No, no, non ci credo. Non ci credo, io andavo in porta, tu mi fermi il gioco così. Non ci credo, no. Dybala, salta l'uomo, Dybala. Dybala se ne va, il capitano può andare. Se ne va Dybala in accelerazione, Dybala fino in fondo, Dybala la butta dentro per Zaza. La rete del bomber. È tornato al gol il bomber Zaza. 1-0 Palermo al 27esimo. Il rosanero sono già avanti adesso. La rete del nostro bomber, il bomberone che è tornato finalmente, è tornato alla grande. La rete di testa di Simone Zaza che non sbaglia, che prepotenza. Vai Simone Rabiot, recupera la palla, Zaza. Zaza, prova a saltare l'uomo. Se ne va Zaza, in velocità, Zaza. Spacca la porta, Frison. Muriel dalla bandiera ci va lui stavolta, la butta dentro. Di testa Romagnoli. 2-0 al 61esimo. Il 2-0 di Romagnoli che non giocherà molto, ma quando gioca, gioca molto bene. Grandissimo difensore. Romagnoli fa scoppiare di gioia i tifosi ospiti. 2-0 su assist di Muriel che da calcio d'angolo confeziona questo fantastico cross. Siamo sul 2-0. Casemiro dentro per Muriel. Muriel con la punta per Zaza. Zaza viene inserita ancora di Muriel, bella palla. Muriel! Il 3-0! Muriel castiga il Catania
e il 3-0 che potrebbe chiudere definitivamente la partita su assist di Zaza. E adesso il modulo, devo dire che inizia a piacermi sempre di più, inizia a girare molto bene la squadra. 3-0, la rete di Muriel. Rabiot in avanti, Casemiro bravissimo, serve Dybala, bella palla in profondità, Dybala 1 contro 1, Dybala la Veronica, ancora il capitano, Dybala se ne va sul secondo palo, la palla per Muriel, niente da fare. Finisce qua, il Palermo domina questa quarta partita e porta a casa 3 punti. E queste 4 partite ci devono far capire molto dal potenziale della nostra squadra per migliorarci nel prossimo episodio. 3-0. Grazie, io avevo paura delle ultime email ricevute quando la dirigenza si lamentava. Dopo questa vittoria siamo riusciti a rassicurarli, quindi abbiamo il nostro posto. Non ci suonerà mai Zamparini, ti prego, Zampa fai il bravo. Allora, vi faccio dare la classifica e chiudiamo qui l'episodio. Siamo ancora quinti purtroppo, sì siamo quinti, addirittura il Milan una parte in meno. Però siamo riusciti a recuperare i punti all'Inter, che ne aveva di più di noi. Siamo a più 11 però al sesto posto. Dobbiamo riprenderci perché ad un punto c'è il terzo posto e a 3 punti c'è il secondo posto. Siamo lì. Nel prossimo episodio magari ci saranno più partite di campionato, quindi capiremo molto nel prossimo episodio. Andiamo a guardarlo adesso. Allora, nel prossimo episodio c'è la partita contro il Chievo subito, quindi partita abbastanza abbordabile. Poi Zenit, il ritorno dell'ottavo di finale, dove sarà quindi l'intro della Champions League. Poi la partita con la Svezia e Slovenia, che ne faremo solo una per evitare di perdere troppo tempo. E poi ancora il Milan. Quindi la partita col Milan sarà decisiva secondo me per il nostro campionato, perché Chievo e Milan sono queste due partite decisive. Perché il Chievo spero di vincere tranquillamente, poi il Milan speriamo di batterlo per recuperare dei punti. Poi alla fine abbiamo Juve, Lazio, Livorno, Inter, Fiorentina, Cagliari, poi Udinese, Parma e Torino. Ah, infine siamo contro la Fiorentina. Ragazzi, adesso il video è finito. Vi chiedo di lasciare come al solito un bel pollice in su se siete contenti della nostra carriera, se siete contenti di queste 4 partite. Rispondete alle domande che vi farò alla fine del video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, condividete il video, passate il link sotto in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella!